Avellino si prepara alla quinta edizione di Irpinia Mood, food festival che animerà il Salotto del Gusto della città dal 28 al 30 giugno. Nella 3 giorni di festa, Corso Vittorio Emanuele si trasformerà in un ristorante a cielo aperto per accogliere chef, ristoratori, produttori ed esperti del settore enogastronomico. Tutto ruoterà intorno alle eccellenze irpine e al pane, alimento scelto dagli organizzatori come simbolo di questa edizione. Come tema della quinta edizione abbiamo scelto il pane quotidiano, pane non come semplice alimento, ma pane come simbolo di condivisione, di fratellanza, di amore, simbolo della lotta antispreco. Perché come sapete Irpinia Mood cerca di affrontare temi importanti che riguardano la nostra provincia, come l'innovazione, la biodiversità, la sostenibilità. E quindi abbiamo chiamato anche quest'anno a raccolta chef, professionisti del settore, per provare a raccontare le bellezze, le eccellenze agroalimentari della nostra provincia. In questi mesi sul nostro blog e sulla nostra pagina social abbiamo provato a raccontare appunto questo tema, il pane quotidiano. Come si suol dire, il paese che vai, il pane che trovi. E quindi abbiamo spiegato come l'Irpinia sia terra di grano, e quindi a seconda della zona c'è una particolare tipologia di pane, il pane di Calitri, detto pane delle femmine, il pane di Montecalvo, il pane di Picarelli, di cui oggi abbiamo un esempio e che è diventato un po' il simbolo di Avellino, il pane germano prodotto a Mercogliano, perché ci raccontava Gigi Pagano che la segale era più facile coltivarla in un territorio come Avellino e la provincia a ridosso di Avellino. Verremo a narrarlo in questi 3 giorni attraverso, come dicevo prima, ristoratori e chef e attraverso i nostri sponsor. Abbiamo scelto come sponsor della manifestazione tre produttori che sposano a 360 gradi la filosofia di Irpinia Mood, che, ripeto, vuole fare cultura. E quindi abbiamo la dottoressa De Matteste, che rappresenta Pastarmando, che dal primo anno ha sposato la manifestazione Irpinia Mood e che da sempre promuove il territorio con un patto di filiera virtuoso, etico e sostenibile di una pasta 100% italiana. C'è Birrificio 23, che quest'anno ha realizzato Panella, la birra ufficiale di Irpinia Mood, di cui ci parlerai dopo. E poi abbiamo The Rage, che esordisce quest'anno lungo il corso di Avellino ed è un progetto nato da pochissimo, uno street food di altissima qualità che fa cucina circolare. Per chi non lo sapesse, la cucina circolare è una cucina antispreco, quindi non si butta via niente, si ricicla tutto ciò che avanza, perché l'avanzo non è da buttare nella pattumiera, ma è da riutilizzare in un modo intelligente. Non dico altro perché preferisco che della manifestazione vi parla il Deus Ex Machina, ovvero il presidente dell'associazione, Alessandro Graziano, che, permettetemi di dire, non è soltanto il presidente dell'associazione, ma è il regista di una squadra di giovanissimi appassionati che da 5 anni, per 3 giorni, senza alcun finanziamento pubblico, prova a regalare alla propria città il ruolo di città capoluogo. L'evento è un momento di festa, innanzitutto perché chiude quella che è diciamo, l'azione dell'associazione, cioè tutto quello che facciamo durante l'anno. Quindi, oltre ad essere la vetrina per la nostra azione associativa, è anche un momento di festa. Quindi non poteva mancare un momento di aggregazione, insomma, grazie alla musica.